Mister Stannino, grande approccio alla gara, subito 3-0, poi avete poi subito la comprensibile reazione del Buena Onda e alla fine insomma l'avete spuntata in questa partita un po' rocambolesca. Sì, sapevo delle difficoltà, delle dimensioni del campo, comunque loro all'andata avevano vinto in casa nostra, quindi sapevo che comunque non era facilissima e così è stata. Poi alla fine, se analizziamo l'intera partita, non è stata semplice. Sì, siamo stati bravissimi fino al 3-0, poi qualche errore di troppo in fase di tattica collettiva, perché noi avevamo preparata bene, sapevamo insomma un po' come giocano loro, in riferimento pure alla partita d'andata e grazie un po' de situazioni che abbiamo visto nei video. Però alla fine è andata bene, sapevo che era difficile, poi senza almeno tre pedine fondamentali oggi era ancora più complicata. Però anche loro sono bravi, io lo so, dalla forza loro, perché poi se vediamo durante il campionato hanno messo in difficoltà tantissime squadre. Quindi è una squadra che gioca bene, sono giovani e in casa loro sicuramente anche col pubblico che c'era era sicuramente una partita difficile. Però sono molto ma molto soddisfatto dei miei ragazzi perché hanno fatto penso una partita sopra le righe. Oggi era difficilissimo, noi in questo, con queste dimensioni abbiamo già sofferto una partita in Coppa con Real Stella e oggi invece siamo riusciti a farla nostra. Poi è un momento positivo, ce lo prendiamo tutto e sono veramente contento. Faccio solo i complimenti a loro perché sono stati impagabili oggi. Mister Marcelletti, in questa partita l'approccio non è stato diciamo dei migliori, poi però c'è stata una bella reazione da parte della squadra, tanta sfortuna, quattro pali e niente da fare, neanche quest'oggi è arrivata la vittoria. Diciamo che non è stato l'approccio, loro sono stati bravi a non farci iniziare a giocare e poi hanno approfittato molto dei nostri sbagli nel forzare le giocate e ripartivano un contropiede, hanno fatto uno o due, ci hanno un po' tagliato le gambe subito. Siamo rientrati in partita grazie alla pazienza che poi abbiamo messo in campo, molta pazienza, abbiamo fatto un bel giro di palla, l'abbiamo fatto un po' stancare sul giro palla e si sono creati dei spazi e dei presupposti per rientrare in partita e ci eravamo riusciti. Poi sul 4 pari, nel momento di gestire un po' meglio la situazione, abbiamo commesso degli errori che purtroppo ci riportiamo presto dal primo giorno di campionato, dalla prima giornata del campionato. Io pensavo che più andassimo avanti questi errori si vedessero di meno, invece continuano a uscire fuori ogni tanto, quindi continueremo a lavorare su queste cose. Loro, una squadra molto brava, tecnicamente sono fortissimi, anzi gli devo fare i complimenti perché giocano veramente bene, hanno qualità, hanno esperienza. Però noi c'eravamo arrivati, eravamo ripresi e ci manca quel pizzico di furbizia che nel momento di gestire bene la situazione invece forziamo oppure rischiamo dei passaggi o portiamo palla in mezzo a due e la perdiamo. Questo campo, perdere palla a metà campo, contropiede sicuro, è il 100%, è quasi qua perché o fa un miracolo il portiere perché si trovano due contro uno. C'è da essere proprio un miracolo per non prendere gol. Purtroppo oggi alcune volte ci andava bene, altre volte invece, come è successo, poi abbiamo preso il gol. Sulle 5-4 abbiamo dovuto forzare un po' di più, abbiamo concesso più spazio. Poi a me non mi piace parlare dell'arbitro, però oggi l'arbitro è stato scandaloso sia da parte nostra che da parte loro, perché non posso dire che è solo da parte nostra. Però ha invertito delle punizioni, ha dato dei falli che non c'erano assolutamente, e il tiro libero se l'ha inventato alla fine, perché ha accumulato degli errori che ci ha portato al quinto fallo e oltretutto ha continuato con il tiro libero. C'è la qualità del giocatore che ha battuto, non gli posso dire niente, cioè, 6-4 è finita lì, la voglia. Puoi prestare quanto ti pare, ma mentalmente poi non c'è più quella fiamma che ti alimenta ancora la voglia di vincere e di riprendere la partita. Però va bene. Ci siamo, mi è piaciuta la reazione, mi è piaciuta la voglia che ci hanno messo, quindi lavoriamo su quello e lavoriamo anche sugli errori perché non si possono vedere ancora queste cose. La prossima tappa è la Coppa contro una squadra niente male, insomma, Real Stella. Sì, infatti martedì abbiamo quest'altra partita tranquilla. No, loro sono bravissimi, non li conosco personalmente, però i risultati sono quelli che parlano
sono primi in un girone dove sembrava che lo United dovesse ammazzare il campionato, invece loro stanno ammazzando il campionato, e quindi è un'altra partita bella, bella per il pubblico è bella, per i mister per me non lo so, però per il pubblico è molto bella sicuramente.